Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Vediamo come tentare di installare un programma per Windows in Linux, Mint, ma anche Ubuntu. L'ho premesso, tentare di installare. La soluzione che propongo infatti non è una soluzione universale che consenta di installare qualunque programma per Windows, ma ci sono buone possibilità, grazie al progetto WineHQ. Ecco come dotarsi dei requisiti ed installare ed eseguire software per Windows in Linux. Io consiglio di ricorrere a questa soluzione solo per software di modesta complessità. Alcune suite, come l'ultima versione di Office o quelle di Adobe, sono talmente interconnesse con il sistema Microsoft che non è possibile garantirne la completa funzionalità. Ovviamente devi essere in possesso anche del file di installazione che ti consentirebbe di installarlo, ad esempio, anche in un altro computer con Windows. Personalmente, visto che l'obiettivo dovrebbe essere quello di rinunciare al sistema operativo Microsoft, credo che dovresti poter trovare un programma alternativo nell'ambiente Linux che ti consenta di farne a meno. Inoltre, l'utilizzo di un programma per Windows in Linux pone dei problemi di sicurezza. Portare l'ecosistema di Windows in Linux consente di eseguire programmi malevoli che sono così diffusi in ambiente Microsoft. Ma Windows è dotato del filtro Smart Screen che ti avvisa all'apertura di programmi potenzialmente nocivi, oppure potrebbe farlo il tuo antivirus. Linux non è in grado di offrirti protezione contro l'esecuzione di software malevoli che tu introduca dall'ambiente Windows. Magari però hai un programma di fatturazione, gestione magazzino o contabilità ed allora la scelta è inevitabile. Ciò premesso, potrai quindi verificare se il programma che ti serve è in grado di essere eseguito anche all'interno di Linux, seguendo questi passi. Le soluzioni che propongo per installare la piattaforma WineHQ in Linux è differente a seconda se si tratti della versione del 2020 di Linux Mint o Ubuntu o di quelle precedenti. Le versioni di Linux Mint e Ubuntu del 2019 consentono infatti di dotare la propria installazione della piattaforma WineHQ semplicemente installandola dal Software Center di Ubuntu o dal gestore applicazioni di Linux Mint. In Linux Mint 20 l'installazione del pacchetto WineHQ che si trova nel gestore applicazioni non consente da solo di dotarsi della piattaforma al completo e richiederebbe altre operazioni. Ecco perché preferisco proporre la soluzione testata che ricorre alle indicazioni fornite nel sito ufficiale di Wine. Tale soluzione richiede di aggiungere alle proprie origini software il repository specifico del progetto. Anzitutto, se usi Linux in un sistema operativo a 64 bit, devi abilitare la gestione delle architetture a 32 bit. Per capire quale sia l'architettura del tuo sistema, puoi lanciare in una finestra del terminale il comando uname-i. Il risultato è x86-64 per le architetture a 64 bit e i386 per quelle a 32. Per abilitare l'architettura a 32 bit in un sistema Linux a 64 bit, devi copiare ed incollare questo comando in una finestra di terminale. Digita la password quando richiesto. Il terminale ritornerà in posizione di attesa senza alcun ulteriore avviso se l'operazione è andata a buon fine. Per autorizzare l'inserimento della base di Wine tra le fonti software affidabili, devi prima scaricare dal sito ufficiale la chiave che garantisce l'identità della fonte. Copia e incolla in una finestra di terminale questo comando, che metto anche nella descrizione del video, e che consente di scaricare la chiave. Salvata la chiave, la aggiungi ai repository con un ulteriore comando. I pacchetti del progetto WineHQ nella versione 5 sono ora ritenuti affidabili dal tuo sistema. A seconda del tuo sistema operativo dovrai ulteriormente incollare in una finestra di terminale uno di questi due comandi. Aggiornando poi la cosiddetta cache dei pacchetti disponibili con il comando sudo apt-update, sarai poi in grado di effettuare l'installazione della piattaforma WineHQ in un istante. A tal fine è necessario incollare in una finestra di terminale l'ultimo dei comandi.
La piattaforma è adesso attiva nella tua installazione di Linux e potrai eseguire file exe così come faresti in Windows. La prima volta riceverai indicazione della necessità di scaricare pacchetti aggiuntivi. Dopo ancora un po' di pazienza per l'installazione e configurazione dei pacchetti mancanti, l'esecuzione del file exe per Windows o del suo setup dovrebbero partire. Segui le istruzioni del tuo programma di installazione e se tutto va a buon fine, al termine dovresti trovare l'icona del programma sul desktop. Se l'installazione del tuo programma non ha posizionato un'icona sul desktop, ricorda che potrai trovare una nuova categoria Wine all'interno del menu di Linux Mint e Ubuntu, all'interno della quale troverai i programmi installati, configurazioni e la possibilità di rimuoverli. Per la disinstallazione di programmi Windows in Linux ti consiglio, se disponibile, di ricorrere al programma di disinstallazione che trovi proprio all'interno della categoria Wine nel menu. Se non riesci ad installare o far funzionare il tuo programma Windows in Linux, potresti provare un'ulteriore strada, quella dell'installazione del pacchetto Play on Linux. Si tratta di un programma che si appoggia alla piattaforma Wine e che consente di semplificare l'operazione di installazione di molti programmi per Windows. Si tratta di un progetto che ha lo scopo di semplificare e rendere migliore la compatibilità in Wine, HQ e quindi in Linux di videogame progettati per l'ambiente Windows. Ma i vari script testati sono disponibili anche per programmi Windows che non siano videogames. Talvolta purtroppo però si tratta di versioni beta, non definitive, non troppo rifinite e quindi dal risultato non garantito. Trovi Play on Linux in versione aggiornata nel gestore applicazioni di Linux Mint e nel Software Center di Ubuntu. Installato Play on Linux lo trovi nella categoria Accessori del menu di Linux Mint. Una volta avviato, l'elenco delle applicazioni disponibili si aggiornerà con la connessione ad internet. Puoi sfogliare le applicazioni supportate per categoria e provvedere immediatamente all'installazione. Alcune volte i programmi sono testati con una particolare versione di Wine e richiedono lo scaricamento automatico dei pacchetti coinvolti. Al termine dell'installazione di un programma Windows con Play on Linux dovresti trovarne l'icona sul desktop. Se così non fosse, trovi il programma nella finestra principale di Play on Linux e sei in grado di avviarlo, modificare configurazioni e rimuoverlo. Ecco fatto. Come avevo premesso, la soluzione non è universale e non è detto che tu possa installare qualunque programma per Windows all'interno di Linux. È quindi necessario sperimentare con lo specifico programma, se il funzionamento è garantito, seguendo le indicazioni che ho appena fornito. Se non sei in grado di installare un programma per Windows che ritieni indispensabile, il mio consiglio è quello di mantenere una partizione Windows nello stesso computer o in un altro. Spesso viene suggerito anche di ricorrere ad una soluzione per la virtualizzazione di Windows all'interno di Linux, ovvero di eseguire Windows come programma all'interno di Linux con il sistema VirtualBox. Ma non sempre il risultato equivale a quello di un'installazione che potremmo definire fisica. Dal momento poi che per eseguire un secondo sistema operativo il tuo computer deve disporre di potenza di calcolo, risorse, spazio e memoria RAM sufficiente ad eseguire e far funzionare due sistemi operativi contemporaneamente, è mia opinione personalissima che la soluzione della virtualizzazione non sia la migliore in questi casi. Eccoci a conclusione dell'ultimo video di una serie che serve a dimostrare le possibilità per ampliare la produttività in ambiente Linux. Ho in lavorazione più di un video e non so ancora quale sarà il prossimo che pubblicherò. Se vuoi sapere quando sarà pubblicato, puoi iscriverti al canale ed attivare le notifiche. E poi puoi anche cliccare sul logo di Alternativa Linux accanto al titolo del video per vedere come ho organizzato e suddiviso i video già pubblicati. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao!